Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi farò uno svuota la spesa completamente dedicato a prodotti natalizi e dolci. Quindi abbasso la dieta, non pensiamo alle calorie, non pensiamo a queste cose perché in questo video ci saranno talmente tanti zuccheri che alla fine rischiamo una crisi iperglicemica perché veramente ho preso un sacco di cose dolci. La maggior parte di queste cose mi servono per fare dei regali di Natale, quindi andrò a fare delle confezioni con dei prodotti alimentari, cose dolci, cose comunque che si regalano solitamente a Natale. Alcune di queste cose mi serviranno per realizzare delle ricette, quindi sono degli ingredienti, diciamo così, che mi servono, e altre sono semplicemente delle golosità che mi incuriosivano e che volevo assaggiare. Non ho comprato queste cose in un unico negozio, ma ne ho girati un bel po', quindi ci sono cose del discount, ci sono delle cose che ho comprato da IKEA e anche cose che ho comprato nei supermercati, quelli diciamo tradizionali, che non sono discount, tipo la Coop, tanto per fare un esempio. Ma direi di fermarsi con le chiacchiere e partiamo subito con il primo prodotto. Voglio farvi vedere un panettone che ho trovato da IKEA. Questa è proprio una novità per me, perché io non lo avevo mai visto. Si tratta del panettone con cannella e frutti di bosco. Intanto è bellissima la confezione, con questa renna che spunta, e poi deve essere veramente una cosa particolare. Io adoro la cannella, mi piacciono anche i frutti di bosco, e quindi questo panettone non potevo assolutamente non comprarlo. Lo assaggerò e poi magari vi farò sapere, magari su Instagram, se mi è piaciuto o no. Ma trattandosi di un panettone alla cannella, posso più o meno prevedere che mi piacerà. Poi, sempre da IKEA, ho trovato questa tavoletta di cioccolato con i pezzi di biscotto allo zenzero. Anche questa deve essere veramente buonissima. A me piacciono tantissimo i biscotti allo zenzero di IKEA, uniti al cioccolato, credo che sia proprio un matrimonio perfetto. È anche carina la confezione con la tipica casetta natalizia nordica e quindi, insomma, per curiosità ho voluto provare a comprare anche questa. E da IKEA non ho preso altro, ho preso invece delle cose da Lidl, che comunque a Natale ha sempre un sacco di roba particolare, poi vi faccio vedere anche le altre cose dei supermercati, diciamo, più tradizionali. Da Lidl ho preso 4 confezioni di tè nella scatola di latta. Adesso ve ne faccio vedere due perché ne ho preso due di questo genere con il mirtillo rosso e i fiori di fiordaliso, e poi ne ho preso due confezioni all'arancia e fiori di fiordaliso. Questi secondo me sono proprio fantastici come regali di Natale. Hanno delle scatole bellissime, quindi un packaging che proprio va a creare un regalino, un pensierino che comunque è veramente bello e particolare. Ve le faccio vedere più da vicino, eccole qua. A me piacciono veramente molto. Ne ho preso 4, 2 in un modo e 2 nell'altro, perché comunque devo fare un bel po' di regalini anche a delle amiche, dei piccoli pensierini, quindi queste mi sembravano cose assolutamente perfette. Poi da Lidl ho preso una cosa non alimentare ed è l'unica cosa non mangereccia che vedrete in questo video. Però ci tenevo lo stesso a farvelo vedere. Si tratta di un libro dal titolo Cucinare dolci per Natale e all'interno ci sono un sacco di ricettine interessanti, ricettine dolci ovviamente, con la lista degli ingredienti e la modalità di preparazione. Mi piaceva molto, non è che io avessi bisogno di libri di cucina perché ne ho tantissimi. Avevo fatto tanto tempo fa anche un video sui miei libri di cucina, quindi insomma ne ho parecchi. Però questo mi ha attratta, mi piaceva e ho pensato di farmi questo piccolo regalino. Poi, sempre da Lidl, ho preso della marca Favorina questi biscotti. Sono quelli al pan speziato con la copertura di cioccolato fondente, hanno la forma di cuore. Eccoli qua. Questi li ho presi perché mi ricordano tantissimo quando ero più piccola, quando abitavo con i miei genitori, perché mia madre tutte le volte a Natale andava da Lidl e prendeva questi biscotti. Quindi li ho presi anche per fare un po' un tuffo nel passato.
insomma, mi faceva piacere mangiarli di nuovo e quindi ho preso il pacchettino un po' più piccolo, però, perché comunque non volevo esagerare con i dolci che già ne vedrete abbastanza. Poi ancora da Lidl ho preso questi torroncini della marca Favorina. Questi sono i classici torroncini alla mandorla. Forse ci sono anche delle nocciole, no, credo che ci sia solo la mandorla e sono confezionati singolarmente. Questi vanno benissimo quando andate a fare il piattino di Natale, quello con tutti i cioccolatini che poi va messo al centro tavola. Ho pensato di aggiungere anche dei torroncini. Poi restiamo ancora da Lidl, ho preso le mandorle che mi servono per fare il croccante, perché tutti gli anni a Natale io faccio il croccante di mandorle, trovate anche la ricetta sul mio canale se vi interessa. Ed è una cosa che piace sempre a tutti, che entusiasma sempre tutti, io ci metto pochissimo tempo a prepararlo e quindi siamo tutti contenti, però mi servivano le mandorle. Un'altra cosa che va ad arricchire il piattino di Natale che si mette al centro tavola sono i confetti. A me piacciono tantissimo i confetti, quelli classici, quelli proprio di Natale, quelli con il rosolio, però sono difficilissimi da trovare, io anche su internet non li ho trovati. Allora ho ripiegato su questi che ho preso comunque sempre da Lidl. Questi sono a gusti assortiti, quindi abbiamo limone, fragola, frutti di bosco, nocciola e caffè, e invece questi sono solo al caffè. Sono comunque entrambi molto molto gustosi perché li avevo già presi negli anni scorsi e devo dire che fanno anche una bella figura quando sono a tavola perché danno colore. Questi sono tutti colorati e quindi insomma fanno allegria. Inoltre sono anche buoni, quindi più di così che cosa vogliamo. E poi come ultimo acquisto da Lidl, poi passiamo agli altri supermercati, ho preso due torroni. Credo che li regalerò. Questo è alla crema catalana e questo invece è torrone tenero, lamponi e cioccolato fondente della marca Deluxe. Questi devo dire che mi attirano tantissimo. Ho pensato di fare dei regali, quindi magari ci sarà qualcuno a cui regalerò due, tre, non lo so, quattro. Adesso vediamo, torroncini di diversi gusti. Perché comunque quando si fanno i regali di Natale si va anche a selezionare un po' delle cose originali, se vogliamo fare delle cose alimentari, secondo me, anziché il classico panettone, può essere anche un'idea regalare magari un assortimento di torroncini diversi, ecco. Quindi insomma questi mi attiravano. Poi, parlando sempre di torroncini, ne ho presi altri quattro, però non li ho presi da Lidl, li ho presi in un supermercato che si chiama Sogegro. Ed è riservato a coloro che hanno la partita IVA. Io la partita IVA non ce l'ho, però mi sono fatta prestare la tessera e sono andata a fare un po' di spesa anche lì. E della marca La Pasticceria ho preso quattro torroni che sono tipo quelli della Lidl Deluxe, però hanno un'altra marca. Però diciamo che visti da fuori sono identici. Questo è alla fragola, quindi classico con la fragola. Questo è lampone e cioccolato, esattamente come quello deluxe di Lidl, però l'ho preso uguale perché ho pensato di regalarlo ovviamente a due persone diverse. Poi ho preso quello classico alla mandorla e poi questo al pistacchio, che anche questo devo dire che mi attirava molto, solo che poi sono dei regali che farò ad altre persone, quindi probabilmente non avrò neanche occasione di assaggiarli, però devo dire che mi attirano. Poi sempre da Sogegro ho preso questa confezione di frutta di marzapane. Questa è una cosa che a me piace tantissimo e che credo andrò a mettere poi sulla tavola, sul piattino, quello classico con i cioccolatini, perché anche questo comunque abbellisce ed è una selezione di questi piccoli frutti al marzapane. Abbiamo la banana, la mela, il pomodoro, credo che ci sia una melanzana, insomma non riesco bene sempre a capire che cosa sono i frutti, però è una confezione fatta in questo modo. Se poi decido di non metterla sul piattino di Natale, magari ci può anche stare come regalo, magari insieme ad un torrone di quelli, può essere insomma un'accoppiata carina. Ovviamente questi sono pensierini che faccio a persone con le quali non ho tantissima confidenza, si tratta comunque di quei regalini, che si fanno tanto per dire ti ho pensato, ma che comunque non hanno un valore particolare dal punto di vista economico. Poi, sempre da Sogegros, ma questi li trovate ovunque, ho preso i Raffaello, che io adoro. Questi io li mangio anche quando non siamo a Natale, a dire la verità, e questi li ho presi per me, li terrò in casa mia, li mangeremo noi.
poi da Sogegros ho preso un bel pacco di uvetta da 500 grammi. Questa mi serve perché devo fare i panettoni, devo fare comunque delle cose dolci particolari, per cui mi servirà l'uvetta, e quindi mi serviva una confezione un po' più grande. Questa è della marca Life, quindi credo che si trovi anche altrove, non solo da Sogegros, ed è uva sultanina, di questa qui un po' più chiara. Poi da Coop ho preso le classiche lenticchie Vivi Verde Coop. Queste sono il piatto proprio tradizionale di Capodanno, cotechino e lenticchie. È un piatto sicuramente tradizionale, però io le ho prese perché sono comunque un tipo di legume che mi piace tantissimo anche fuori dal periodo delle feste. Quindi ogni tanto me le compro, però ve le faccio vedere adesso perché le ho prese insieme alla spesa di Natale. Poi comunque è un piatto abbastanza natalizio, quindi ho pensato di inserire anche questo acquisto. Poi, in ricordo delle colazioni di Natale che facevo quando abitavo con i miei genitori, ho preso la cioccolata in tazza, le bustine per la cioccolata in tazza della San Martino. Questa mi ha proprio ricordato le colazioni di Natale che facevo con i miei, perché mia madre la mattina del 25 dicembre faceva la cioccolata calda che poi consumavamo tutti e tre insieme con i classici biscottini di Natale, con il panettone, il pan dolce, in realtà il pan dolce genovese. Poi è una cosa che non ho più fatto quando sono venuta a vivere con il mio compagno, perché comunque è una colazione abbastanza pesantina da fare la mattina di Natale, pensando che poi c'è tutto il pranzo di Natale, c'è la cena di Natale, noi facciamo anche il pranzo del 26 dicembre, quindi era troppo. Quindi con il mio compagno abbiamo deciso che la mattina di Natale si sta leggeri, perché poi si mangia per 2 giorni di seguito, e quindi non ho più fatto questo tipo di colazione. Ma finché stavo con i miei, invece facevamo così, era proprio una tradizione, e mi sono ricordata di questa cosa, ho preso la cioccolata, che magari non berrò la mattina di Natale, ma che berrò magari anche un pomeriggio durante le festività, quando non ci sono pranzi e cene particolari. Quindi insomma l'ho comprata così, più che altro ricordando questo. Tra l'altro questa l'avevo trovata anche nella scatola San Martino, l'avevo già assaggiata, già consumata, e l'ho ricomprata perché mi è piaciuta proprio come densità, come tipologia di cioccolato, quindi ho pensato di ricomprarmi quella San Martino. Poi pensando a panettoni, torte, dolci particolari che devo fare a Natale, ho preso 2 confezioni di canditi. In particolare, in realtà, una confezione di canditi misti, questi qua, questi colorati, e poi una confezione di cedro. Ecco, vi faccio vedere magari il dietro perché lo vedete meglio. Questo è cedro candito tagliato a cubetti, e questi sono i classici canditi misti, sempre tagliati a cubetti. Questi mi servono perché devo fare panettoni, torte, dolci, cose del genere in cui mi serviranno appunto i canditi. Poi al supermercato di più ho preso i pinoli della marca Tucano, 2 confezioni. I pinoli li ho presi perché devo fare, come vi dicevo prima, panettoni, dolci, cose particolari, e mi servivano i pinoli. Poi, pensando sempre ai regali di Natale che dovrò andare a fare, ho preso 3 pacchetti di cioccolatini che andrò poi ad inserire nei sacchettini trasparenti per fare un sacchettino misto e per fare appunto il classico pensierino. Quindi andrò a mischiare questi, che sono i gianduiotti classici, che sono nocciola, caffè e classico cacao, quindi 3 tipologie di gianduiotti. E poi insieme ai gianduiotti andrò a mettere anche questi 2 tipi di cioccolato. Questo è della marca Rovelli, sono delle praline al pistacchio, che sono molto buone perché l'anno scorso le avevo prese, le avevo mangiate. E poi sempre della marca Rovelli ho preso delle praline con l'amaretto. Andrò a fare proprio un sacchettino misto in cui ci saranno un po' di praline all'amaretto, un po' di praline al pistacchio e un po' di gianduiotti. Quindi sarà un sacchetto misto di cioccolatini che andrò poi a distribuire nei miei vari regali. Le cose dolci sono tante, per fortuna non le devo mangiare tutte io, ma sono per la maggior parte tutte da destinare a regali di Natale. Comunque è questa la mia spesa natalizia, la mia spesa dolce, la mia spesa golosa, chiamatela come volete.
ma è comunque una spesa che era necessaria per il mio obiettivo dei regali di Natale, appunto, di cosine alimentari. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete fatto questi mega spesoni natalizi. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.